attimo di attenzione, il memento mori è in agguato. Speriamo di riuscire a usarlo come voglio. Perché la mappa del grano non mi piace affatto contro questi qua, sono sincero, guarda. Ok, abbiamo già il pro di turno che vuole tentare di fare non so che cosa, ma comunque. Sei un folle te, vero? Oppure mi vuoi tenere tutta la partita? Ho capito. Attenzione è quella. Giustamente. Sta anche mezzo laggando questo qua, Questo ha delle scattonate che non mi piacciono, sono sincero. Notatelo, ragazzi. Guarda, guarda, guarda com'è scattato. Questo sta laggando a merda, ragazzi, Questo sta laggando davvero a merda. Mamma mia, ragazzi, che razza di scattonate che gli sta tirando il gioco. Incredibile. Ecco perché era fermo sulla cunetta. Pensa a te. Ok, ne abbiamo uno in fondo che sta facendo il gen. Andiamo a romper lì, coglioni. Ok, l'ha liberato. Però forse un altro sventurato lo posso anche trovare qua. Quello che lagga lo voglio. Lo voglio a tutti i costi, ragazzi. L'hanno anche già curato. Perché c'ho vocazione al 2. Ma è più che sufficiente. Li stanno accendendo tutti, sì. Li stanno accendendo tutti e poi me li fanno. Se la stanno giocando bene. Questo è il sistema migliore, secondo me. Invece di trollare il killer. Accendi tutti i generatori, tu vai tranquillo che qualcuno lo finirai. Guarda, tutti li hanno accesi, raga, Tutti. Ce n'era uno dall'altra parte della finestra. Ok. Sì, perché pensavo che non t'avessi visto. Sono cieco adesso. Improvvisamente Mr. Pulino è diventato cieco. Ok, dall'altra parte. Vediamo quanto vai lontana. Ubbo. Che cazzo fai? Ok, primo gen. Dai, 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 che voglio di usare il memento, ragazzi. Sono qua che non sto aspettando altro. Ok, eccolo. Attenzione, ragazzi, questo è il fortunato. Quello che laggava, attenzione. Mister Lag, ragazzi, fa una brutta fine, secondo me. Sei un grande tesoro. Adesso facciamo anche una cosa fatta bene. Siccome io le cose, se le faccio, devo farle per forza bene. A me mi scoccia fare un memento mori qua. Quindi facciamo una cosa così, ti butto qua in mezzo al piazzale, così tutti ti vedono e ti possono... Sai come quando sei a Roma che c'è l'imperatore che fa il dito in giù? Ecco, facciamo un dito in giù anche per lui. Bye bye. Niente, l'imperatore ha detto no. Sotto ai prossimi, ragazzi, dai. Stasera vi voglio far 4 su 4. Soprattutto devo partire con la motosega, perché non sto andando di motosega. E io voglio l'altra. E questa mi sembra furba. No, perché non me la usa... No, beh, questa davvero non ci credo.
questa davvero non ci credo. Doveva spaccarmi per forza il bancale, invece non me l'ha neanche spaccato. Sono stato io scemo che dovevo dargli il colpo. Comunque, eccola là. Questa è la prossima che muore. Brava, tesoro. Sei l'orgoglio di Dead by Daylight, lo sai. Questa non sa manco sfruttare i bancali, ti giuro. Uno alla volta ce li facciamo tutti, che problemi ci sono? Mi hanno soprannominato il taglialegna, non lo sapevi? Questa è la numero uno. Questa è davvero la numero uno, ragazzi. Bam! Questa devo ancora mementarla, sono sincero. Andiamo? Oh, visto? Che bel sibe bambolle che ha fatto. Mi è piaciuta. Adesso facciamo la classifica di quelli mementati, quelli che urlano meglio. Devo ammettere che l'urlo suo era carino. Brava! Della serie non so dove sei, aspetta che ti faccio vedere io dove sono. Però l'ho persa, è stata in gamba. Ok, è qua. Questa la devo ancora attaccare, però presto si fa comunque, eh. Monz! Mamma mia, tesoro, come t'è arrivata sulla schiena? Ecco, tornando a The Flash, che mi diceva che godo quando ammazzo gli altri. Adesso sì che sto godendo a The Flash, te lo confermo. A merda proprio sto godendo, te lo assicuro. Cosa c'è di più bello di un memento in Dead by Daylight? Ok, è qua. Adesso se la sta facendo addosso. Sento già la puzza di merda che arriva fino a qua. Ehi, guarda che hai le mutande che puzzano. Ti vedo a un chilometro, sento l'odore. La puzza di merda che te la stai facendo sotto. Due sono le cose: o si cerca la botola, o si cerca la botola. No, no, questa non la libera, ragazzi. Questa non ci prova nemmeno. Ci vuole cercare la botola per forza. Peccato, volevo mementare anche lei. Che palle. Dai, valla a liberare, porca troia. Fai un piacere a noi e agli spettatori che stanno guardando. Vogliamo vedere Budella, sangue e Budella, bravissimo. Vedi che se vuoi sei bravo. Ottimo. Mamma mia, oh tesoro. E questa è qua dietro che si sta anche curando, cioè. Dov'è? Dai, io sono l'uomo dalle mille risorse. Adesso vi faccio vedere anche perché sono l'uomo dalle mille risorse, ragazzi. Lo capirete molto presto. Benissimo. Adesso lo capirete perché. Adesso capirete perché sono un figlio di puttana. Solo quando mi mento, però, chiariamo la situazione. Che non pensate male. Cioè, le cose, come dice sempre la mia cara mamma, o le fai fatte bene o non le fai, giusto? Ottimo. Eh,
E liberala, dai. Ottimo. Capito perché sono figlio di puttana? Perché se non la facevo liberare, come facevo a mementare pure questa? Oh no, Mi sto sfregando. Tutte quelle che mi hanno fatto fino adesso, cazzo. Anch'io che ogni tanto riprendo le mie rivincite. Dai. Cosa dice Cesare? Su o giù? Giù. Oddio, che partita. Ah, signore. LOL. Mamma mia, che massacro, ragazzi. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Spero che vi siete divertiti quel poco che sono stato in live. Beh, oddio, poco. Un paio di orette penso di essermele fatte. Ci vediamo domani sicuramente. E niente, ragazzi, buonanotte a tutti, ragazzi. Vi ringrazio sempre come al solito di essere stati in mia compagnia. E GG, bella alla prossima. Ciao ciao.